un Dalet Podcast, da veterani per patrioti. Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio del Non Dalet Podcast. Oggi è nostro ospite Stefano Mozzillo. Ciao Stefano. Ciao Luca, ciao a tutti. Allora Stefano, tu sei un sottufficiale del 9° reggimento d'assalto Colmoskin in congedo. Esattamente, sì. Sergente maggiore del 9° Colmoskin in congedo da meno di un anno. Da poco. Sì, da agosto scorso. Allora Stefano, tu sostanzialmente ti sei congedato volontariamente e ti sei dedicato, hai dedicato gli studi, correggimi se sbaglio, alla medicina sportiva, preparazione atletica? Alla preparazione atletica, mi sono congedato a seguito a questo cambio di rotta lavorativa. Già negli ultimi anni che precedevano il congedo avevo iniziato degli studi sia universitari che diciamo privatamente per quanto riguarda la parte di allenamento fondamentalmente, quindi tutto quello che riguarda le scienze motorie. Sì. Il percorso di studi della mia triennale si sta concludendo adesso, quindi ho presentato la mia tesi e sono in attesa di programmazione. Nel frattempo ho investito risorse nella formazione parallela a quella universitaria e ho iniziato diciamo a lavorare come preparatore atletico da civile. Ci arriviamo, sì. Tanto ci arriviamo, adesso seguiamo il normale sviluppo degli episodi, tanto poi la gente è curiosa, ma ci arriviamo. Sì. Ma che anno ti sei arruolato te? Io sono partito come VFP1 a settembre del 2008, RAV di Verona. Subito dopo ho fatto diciamo il mio anno a Torino, dove ero nelle trasmissioni, fondamentalmente lavoro d'ufficio. Ah, okay. Lavoravo in fuderia di battaglione per il battaglione trasmissione. Avevi già deciso di accedere al bacino? Sì. Okay. Diciamo che questa decisione c'era nell'aria già da prima, non conoscevo benissimo il mondo delle forze speciali, ma mi ero orientato sul reparto paracadutisti. In quell'anno da VFP1 ho dedicato il troppo tempo libero che avevo alla preparazione della parte fisica. Avevo fatto domanda per VFP4 nei reparti paracadutisti. Eri già atleta? Atleta, diciamo, un parolone. Mi allenavo. Sono sempre allenato. Da civile hai fatto agonismo? Agonismo di arti marziali da piccolo, dopodiché ho interrotto per un infortunio al terzo superiore per delle costole incrinate. Da lì ho passato circa un paio d'anni facendo sport come tutti i ragazzi, calcetto, qualche corsa, un po' di trekking, così. Poi ho ripreso seriamente quando appunto ho deciso di intraprendere quel tipo di percorso. La decisione di arruolarti è stata legata a qualcuno della tua famiglia? Sì, mio padre era nella polizia penitenziaria, quindi ho sempre visto la divisa dentro casa. Poi una sorella più grande che qualche anno prima di me è partita come sottufficiale della Guardia di Finanza. Ah. Non credo che sia stato, diciamo, questo a determinare il mio avvicinamento alle forze armate, ma sicuramente ha contribuito. Come mai l'esercito e non hai seguito loro nel comparto sicurezza? Non ti nego che ho provato più concorsi nel corso, diciamo, dell'avvicinamento alle forze armate. Ho provato anche la Nunziatella, Idoneo non vincitore, pagina tristissima della mia adolescenza. Ok, ce ne sono tanti, eh. Lo so. Poi avevo provato diversi concorsi per le accademie, carabinieri, esercito, guardia di finanza. Dopodiché ormai mi ero intestardito che in un modo o nell'altro sarei dovuto entrare nelle forze armate, quindi la via di minor resistenza è stata quella del VFP1 e ho intrapreso diciamo quel percorso una volta finito gli studi del liceo. Quindi ti sei arruolato e ti hanno mandato a fare insomma il foriere, hai perso un po' di tempo. Sì. L'anno da VFP1 mi aveva un po' scoraggiato, ti dico la verità. Parallelamente alla volontà di proseguire come VFP4 si stava accendendo una spia che riguardava all'estero, diciamo. Sì. Fortunatamente, perché poi vedendo come è andato il corso, posso dire fortunatamente, ho rinunciato a questo sogno di andare fuori per rimanere qui in Italia e poi a intraprendere la parte dei paracadutisti e poi forze speciali. Quindi tu sei arrivato da P4? Sono arrivato da P4, esatto, perché appena arrivato a Pisa ci avevano aperto queste domande per chi avrebbe avuto piacere di provare nelle forze speciali. Con un gruppetto di amici, fratellini, abbiamo detto dai proviamoci, ci siamo allenati abbastanza duramente e siamo riusciti in questo raggiungimento di un sogno. Siete riusciti tutti o più di uno? Pur la maggior parte, sì. Sempre al battaglione o sono andati anche da altre parti? Quarto, 1-8-5? Alcuni sono andati anche al quarto. Okay. Ma la maggior parte del mio corso siamo riusciti ad entrare tutti quanti. Il gruppo fa tanto, vi siete allenati insieme? Sì, noi tuttora siamo amici
al di fuori della forza armata. Ci vediamo costantemente, ci sentiamo quotidianamente. Tu pensi che il fatto di esserti allenato in gruppo abbia massimizzato la tua produttività in quel momento storico? Non tanto in ottica di produttività, ma in quanto di motivazione l'uno con l'altro. Cioè, se qualcuno aveva un momento di defiance, un momento un po' più buio, non c'era neanche il tempo di pensarci, perché guardavi gli altri e dicevi no, non posso essere da meno agli altri. Quindi è stato un mutuo soccorso, diciamo, il fatto di allenarsi assieme. È funzionato anche per me, nel senso che io facevo proprio schifo a correre. Esatto, ma proprio tipo terribile. E poi c'è sempre quello un po' più forte, no? O perlomeno esatto, quello che ha fatto atletica, sa un minimo come prepararsi. E se la gente, lo dico per quelli che magari si trovano nella stessa situazione, seguono quello più forte, in generale migliorano. Il nostro punto di forza è stato proprio questo: chi era più forte in un settore non ha mai usato questo punto di forza a scapito degli altri, ma sempre come aiuto. Pensa che il mio gruppo ha fatto, lo stesso gruppo ha fatto sia le selezioni al moto 5 che al 90% le selezioni anche al nono, tutti insieme. Quindi quando noi siamo arrivati eravamo, se non mi ricordo male, 9 già acquisitori che si sono transitati. Poi insomma, il gruppo è durato anche per la transizione di reparto. Ti senti quasi in dovere di non essere da meno per non deludere gli altri. Certo. Questo porta ad alzare il livello in una maniera assurda. Diciamo che i muri sono un po' sempre gli stessi, no? Perché si domanda quali sono i momenti più difficili della selezione. Normalmente sono il tirocinio, il trattamento, questi cubi. Sì. Il tirocinio come l'hai vissuto? Con loro? Siete riusciti a far gruppo? No, il tirocinio eravamo un po' più divisi, diciamo. È difficile stare vicini, perché poi divisi per gruppi. Sì, è molto introspettivo. È come sopravvivenza. Esatto, possiamo utilizzare il termine introspettivo. Diciamo che sicuramente vedere gli altri che vivevano la stessa condizione ti permette di non piangerti addosso, perché se ce la fanno gli altri ce la fai pure tu. Però era una riflessione con te stesso quotidiana, minuto per minuto, le zavorrate senza orologio, senza sapere quanto duravano. Quella è una fase selettiva, per me è stata selettiva più sul piano motivazionale che sul piano fisico. Ti sentivi preparato tu al tirocinio? Mi sentivo fisicamente preparato, sì. Sicuramente mi sarei potuto preparare meglio col senno. Vabbè, di quello poi quello penso chiunque, insomma. Sì. Penso che nella storia in 50 nessuno aveva mai detto ma guarda, in realtà è stato leggero, non mi è mai capitato. Ma sì, ho visto di peggio. Perché non c'è un'attività che si avvicina minimamente a uno sforzo continuativo nel tempo con quel trend di intensità. No, no, non c'è nulla, capito? E non puoi simularlo. Puoi avvicinarti forse a capire cosa è quel tipo di sforzo. Sì, ma non a quell'età. Assolutamente no, specialmente per chi esce da scuola e si ritrova a vivere quelle situazioni lì, è un impatto, perciò ti dico, è molto più psicologico che fisico, secondo me, perché fisicamente potresti trovare quello che ha fatto agonismo, magari ha fatto mezzo fondo, fondo, quindi abituato a determinati tipi di sforzi prolungati, ma la privazione del sonno e tutte le varie sensazioni che provi stando lì, quelle te le danno solo l'esperienza, cioè l'averlo vissuto. Chi è aspirante o chi insomma un po' mastica lingua militare lo sa, però il tirocinio alla fase iniziale non è formativa ma è mera selezione del bacino delle forze speciali, quindi si fa tutti insieme, quarto 185 e nono presso il nono reggimento, insomma dura credo una decina di giorni, no? Forse una settimana adesso. Sì, mi sa 10 giorni. Anch'io ho fatto 10 giorni, forse ora dura un po' di meno, comunque in sostanza è tutta una serie di prove fisiche senza soluzione di continuità, fatte senza rientrare mai in base, quindi tutto quello che hai ce l'hai nello zaino, tutto quanto. Assolutamente. E ti viene fornito solo acqua e cibo per questo periodo qui, dove ci sono anche ovviamente prove di acquaticità, di equilibrio, una volta si faceva il canapone sospeso, quelle robe lì. Sì, sì, la cosa che contribuisce a rendere queste prove apparentemente facili, presa singolarmente la prova non è difficile. No, no, no. Il problema è che farla dopo che non hai dormito per 3 giorni, ecco. Beh, è quello che dico sempre io, perché i ragazzi cosa fanno? Prendono il tabellario, prendono la tabella e dicono, ah, beh, è facile, c'è la 10x10, c'è questo, questo e questo, adesso sta settimana le faccio, oppure vedo tutti questi influencer che dicono, io provo le selezioni di questo reparto, poi in realtà non lo fanno mai nel contesto magari in pieno inverno o in piena estate, disidratato, poi di notte no, ci sono le attività dove ti tengono sveglio, non credo facciano più cucire. Però quando l'ho fatto io, immagino fino al tuo corso, perché penso che il mio primo tirocinio sia stato più o meno vicino al tuo, io l'ho fatto nel 2008 e quindi tu l'avrai fatto tipo l'anno dopo. Un paio d'anni dopo.
Quindi ancora andavate in giro con il lenzuolo e di notte vi facevano cucire? Assolutamente sì. Ecco, dopo si è levata sta roba, però all'inizio, per chi non, insomma, non lo sapesse, c'era nella lista delle cose da portare un lenzuolo bianco da letto singolo, perché bisognava cucirsi l'abito. Esatto, io poi avevo anche un cappuccio a punta, sembravo uno del Ku Klux Klan, che non ero capace a fare il cappuccio. Diciamo che quello è un primo spartiacque, anche non solo per il reparto, per selezionare, anche per chi lo fa per selezionarsi, perché non è detto che tutti quelli che provano sono portati a farlo e vogliono farlo. Magari qualcuno prova senza avere realmente poi la percezione di quello che andrà a fare, e quel momento lì, come ti dicevo all'inizio, diventa veramente introspettivo. Cioè, se ti accorgi di non avere le giuste motivazioni per farlo, è quello il momento per andare via. Ah beh, sicuramente, anche perché poi è un assaggio della difficoltà anche di vita sociale che avrai dopo, no? Quindi per tutta quella settimana non rispondi al telefono. Ultimamente, gli ultimi corsi che ho fatto le selezioni, un paio di ragazzi sono andati via proprio per il telefono, perché avevano bisogno di parlare a casa, con la fidanzata, così, e sono andati via il giorno dopo e subito sono corsi a recuperare il telefono, perché adesso a noi cambiava poco, perché i telefoni non andavano in rete, mandavi gli sms e li pagavi pure, quindi non c'era tutta la necessità di comunicare che c'è adesso. 2 settimane di risparmio. Sì, esatto. Non fregava niente a nessuno quando hanno levato i telefoni a noi, a meno di quelli che magari avevano un parente malato. Sì, ma poi quelli sono casi particolari. Io sinceramente non ricordo nel mio tirocinio che ci fosse qualcuno che avesse subito questo tipo di problematica. Cioè il telefono, la prima non fregava niente a nessuno. Contatti sociali, non fregava, esatto. Col tempo magari sono arrivati tutti un po' più grandi, io gli ultimi che ho visto qualcuno aveva già famiglia e quindi magari a qualcuno mancavano i figli, però quando l'abbiamo fatto noi eravamo tutti giovani, gente figli non ne aveva, mogli non ce n'erano ancora, quindi insomma quello era era tutta gente dedita al sacrificio e basta, fondamentalmente. Ascolta, ma poi dopo come ti sei trovato corso durante? In generale diciamo che io mi reputo fortunato ad aver avuto gli istruttori che ho avuto e i camerati che ho avuto. E mi reputo fortunato anche ad aver avuto un corso duro. Non avrei voluto un corso diverso, questo penso che dica tutto. Cioè, ho avuto l'opportunità di mettermi alla prova sotto qualsiasi punto di vista, ma alla prova non secondo i miei standard, secondo gli standard degli istruttori. E sai benissimo che sono molto alti quelli, gli istruttori lì. Sì, no, quelli particolarmente. Particolarmente. Lo possiamo dire, adesso un po' sono cambiati i numeri, quindi ci sono più i numeri di una volta, e quindi purtroppo ne viene da sé che magari hanno dovuto ritoccare anche gli standard dei tempi e dei pesi, perché non erano al passo coi tempi. Diciamo che la maglia un po' si è aperta. Sì, ma non è stata una decisione nostra, possiamo dirlo, non è una roba dell'Italia dove l'Italia ha abbassato la qualità. No. Noi in realtà ci siamo anche legati un po' agli standard americani, che erano già scesi molto prima di noi. Quindi avevamo ottenuto per tutto un periodo degli standard che non erano in linea con gli altri paesi della NATO, che già avevano avuto questo problema di arruolamento, perché prima, sai, arrivavano i tirocini 200 persone. Ora io ho fatto dei tirocini invernali dove c'erano 30 persone. Sì, è calato sicuramente il numerico di domande. Questo non so a cosa è dovuto, sinceramente, perché... Non scendo nello specifico magari del corso avanzato, no? Ogni reparto a sé. No, io parlo proprio del tirocinio, che è la fase iniziale. Sì. Io li ho visti già quando ho cessato la parte operativa. Ho fatto un tirocinio dove c'era una donna, un ufficiale donna. È arrivata alla fine, ma un atleta, lei è veramente, veramente forte, aveva rispettato tutti gli standard. L'unico problema è che arrivava sempre negli spostamenti dietro, quindi in fondo, fuori tempo. E quindi ha ricevuto così tante decurtazioni in punteggio che alla fine in pratica lei ha terminato il tirocinio ma non l'ha passato per insufficienza. Poi era ufficiale, può provare una sola volta, ma se avesse fatto invece di quel tirocinio, il tirocinio 2 anni dopo, lo avrebbe passato. Sì, questo lascia intendere abbastanza, sì. Esatto, 2 anni, poi c'è stato anche un po' il problema, c'è stato un po' di flessione anche nei arruolamenti, vedi che adesso non ci sono neanche più, no? Hanno ricambiato, hanno messo UFI. Sì, hanno rimischiato un po' le carte, diciamo. Perché poi cosa hanno fatto? Hanno aperto tutto il UFP1, che mentre tu, per esempio, arrivavi dal reggimento trasmissione, ti eri preparato, sei arrivato e l'hai provato, invece i disgraziati arrivavano dopo il giuramento. E quindi c'era un tasso di allontanamento del 98-99%, che è altissimo al tirocinio. Sì, perché diventa autoselettivo a quel punto, non c'è neanche bisogno che lo mandi via il ragazzo, non è pronto. È come se io apro alla comunità civile, adesso scendo in piazza del mio paese, prendo i primi 100 uomini che trovo, dico adesso fate le selezioni, 99 vanno a casa. Perché lì non hanno costruito una base neanche fisica, ma neanche mentale per essere pronti a un impatto del genere, ma non la costruisci neanche
stando dentro altri reparti, per esempio sono stato nei paracadutisti prima di entrare nel bacino delle forze speciali e comunque non ero pronto. Figuriamoci passare dal mondo civile direttamente dopo qualche settimana a una prova del tirocinio. Anche io ero convinto di essere arrivato forte per gli standard dell'186 all'epoca e comunque quando sono arrivato all'185 ho fatto le preselezioni prima di andare a fare il tirocinio al nono, ho dovuto praticamente reiniziare tutto. Poi esatto, arriva in certi reparti, fortunatamente ti avviano ad uno schema di allenamento, ma te lo sai meglio di me, sì, quindi sai già, perché comunque i tuoi obiettivi loro ti portano a raggiungere i tuoi obiettivi, non è una roba di sbarramento, quindi per tutti quelli terrorizzati dalle prove fisiche, nel momento in cui superano il tirocinio vengono avviati all'allenamento, non gli viene vomitato addosso lo standard. Sì, esatto. Senti un po', tu cosa ti sei specializzato poi dopo? E allora, una volta diventato operatore, sono stato avviato immediatamente verso la branca medic. Hai chiesto tu o è stato un periodo storico in cui c'era bisogno? C'era bisogno, era okay, una necessità proprio della compagnia. Ok, e infatti io volevo fare il medic e invece c'era bisogno di fare l'RT e ho dovuto fare l'RT. Si fa quello che sa da fare. Sì. No, infatti, vabbè, poi vabbè. Insomma, è andata bene. Infatti chiedo sempre, ci tenevi? Il turco, lui voleva fare il medico. Sì, c'è chi ci nasce con l'indole, esatto. Ti dico, io non era nei miei desideri, ho imparato ad amarlo strada facendo, questo sì. Il desiderio con cui ero arrivato in compagnia, penso quello un po' di tutti, era lo sniper. C'era un surplus di figure già all'interno della compagnia. Di tiratori scelti. Sì, esatto. Diciamo, la situazione dell'epoca necessitava di più medic. Nel distaccamento, nella compagnia, in tutte le compagnie c'era questo tipo di necessità. L'Afghanistan? Sì, fatto, sì, sì, primi, cioè, i miei primi anni dell'Afghanistan. Tu hai fatto i turni quelli del 2010, 11, 12, quelli lì, come me? Primo turno 2013. Ah, dopo. Sì, il mio primo ed ultimo teatro di un certo tipo. Gli orientamenti erano diversi all'epoca. No, il tuo primo è stato il mio ultimo, perché io poi il 2013 ho fatto l'ultimo e ho fatto la transizione per venire al nono. 2014 penso che siano un po' spente le cose con il ritiro. Assolutamente sì, l'anno successivo già infatti è stato, diciamo, più calmo. Però il 2013 era l'anno del voto. A Farà, sì. Quegli anni lì sono stato affiancato a un senior medic della compagnia e da lì ho iniziato l'avvicinamento poi alla specializzazione, che è proseguita con il corso di soccorritore militare alla Sanivet, che ho fatto appena rientrato dal teatro. Nel giro di qualche mese si era aperta la posizione Pullendorf in Germania per inviare un aspirante, diciamo, medic a fare, sì, il corso lì. Sono andato, avevo principalmente paura per lo scoglio linguistico, ti dico la verità. Sì, anche perché mi sa che la parte medic cosa richiede? Percentuale 80%? Sì, sì. Una di quelle più alte, quella più alta forse. Sì, fortunatamente ho avuto modo nelle settimane prima di seguire dei corsi di inglese, diciamo sono stato agevolato. Allora, il reggimento manda fuori, santo fuori, no? La scuola fuori. Ho fatto l'English School lì su Livorno, sì. Adesso magari qualcuno arriva con una conoscenza maggiore, io sapevo zero di inglese. Io inglese scolastico. Sì, no, chiaro, che però non è l'inglese sufficiente. No, assolutamente. Io l'ho imparato in missione l'inglese, quindi. Esatto. Io, grazie al turno precedente, ho fatto in missione con gli interpreti, dove in un modo o nell'altro devi farti capire, devi inventare un modo per imparare subito. Superato il primo scoglio, il test ingresso di inglese, poi le nozioni tecniche, comunque ero stato affiancato a un ottimo medic e quindi le nozioni medic, diciamo specialistiche, sì, le ho imparate, ma non ero completamente digiuno di quella materia. Okay. E quindi il corso è andato lineare, è stato un bel corso, ho fatto amicizie con operatori di altre nazioni, tant'è che un anno dopo ho frequentato anche la fase avanzata, sempre a Pfullendorf, anche quel corso superato, diciamo, senza problemi. Nel distaccamento ho sempre ricoperto quel ruolo. Inizialmente avevo un senior medic all'interno del distaccamento a cui, diciamo, facevo riferimento, sì. Fibra. Fate un episodio del podcast. Lui, ecco appunto, si è congedato, è andato via. Quando è andato via lui ho preso io, diciamo, la parte di medic del distaccamento. Poi comunque sono subentrate figure più qualificate con i corsi fatti in Germania, come è noto Socom, o in America. Mi sono ritrovato di nuovo a fare la figura da junior medic, però la mia carriera, diciamo, si è sviluppata intorno a quella figura lì. Nel frattempo tu stavi già maturando l'idea di fare altro dopo? C'è stato qualcosa che ti ha... Insomma, hai fatto 10-15 anni di servizio? Servizio nell'esercito ho fatto 15 anni, di cui 10 al battaglione, sì, 10 come incursore. Non è due giorni, insomma. No,
no, è stato un lungo periodo, non lunghissimo sicuramente, però è stato un periodo giusto. Gradualmente nel corso degli ultimi anni si era instillato in me il desiderio di affrontare altre situazioni, lasciare quello che per me ormai era diventato un posto sicuro, perché conoscevo tutta la routine del battaglione, certo. E quindi diciamo stavo bene, avevo questo desiderio di affrontare nuove sfide anche in ambito lavorativo al di fuori della vita militare. Questo si è concretizzato con gli studi che ho iniziato, diciamo, privatamente nelle scienze motorie, sì, ancora prima di decidere di abbandonare l'esercito, cioè di abbandonare la posizione. Era una semplice passione quella che avevi, quindi, sì, la tua passione personale. E io ho iniziato a studiare questo tipo di materie perché mi serviva, volevo saperlo, volevo sapere come funzionavano determinati meccanismi alla base dell'allenamento per sperimentarli io in prima persona. E sai benissimo quanto è importante la parte fisica in un reparto del genere, quindi ci tenevo a stare sempre in un determinato tipo di forma, certo, ma non eseguendo meccanicamente cose ormai collaudate. Ma anche perché è la cosa peggiore poi, no? Dopo. Esatto, ho voluto sviscerare quello che c'era alla base del mio condizionamento fisico. Inizialmente lo testavo su me stesso, poi a mano che andavo avanti qualcuno mi chiedeva un po' di aiuto per quanto riguarda una programmazione piuttosto che come la tecnica degli esercizi, così è stato un avvicinamento graduale. Beh, si può dire, no, tranquillamente, al reggimento ci sono delle figure di riferimento, no? Col tempo maturano, io penso... Sì. Chi di noi non è andato a chiedere consigli per andare a correre? No, ci sono quelle figure che sono medagliati, atleti, fuori, agonisti. Assolutamente sì. Quello che arrampica, è normale che uno poi come riferimento c'ha il migliore, va da lui, sì, e chiede quello che si è documentato di più o che ha studiato oppure che compete. Sì, 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 diciamo che sicuramente il fare, saper far fare è alla base di questo tipo di processo. Nel corso degli ultimi anni ho sviluppato questo tipo di pensiero di portare fuori, quindi nel mondo civile, i miei studi e anche l'esperienza maturata nel reparto. Aver imparato determinati schemi mentali all'interno del reparto è stato soltanto un booster per quella che poi è stata la mia attività e tuttora la mia attività fuori. Ma secondo te ci sono proprio delle competenze specifiche che tu hai acquisito durante la carriera militare che poi in realtà ora sono molto utili a te come atleta o nella tua professione in particolare? Su questo, diciamo, sarò sempre grato al reparto, agli istruttori e ai camerati che ho avuto, perché se adesso sono la persona che sono lo devo agli ultimi 15 anni di esperienze. Una su tutte, mi occupo principalmente di sport di endurance e di forza, dove la resilienza mentale è, possiamo dire, più importante del condizionamento fisico. Ho imparato, sviluppato questo tipo di capacità sicuramente, assolutamente all'interno del reparto. Ricordiamoci che il corso per diventare incursore dura 2 anni, non dura 2 giorni, quindi tu non vedi un risultato immediato il giorno dopo, non dici ho fatto un sacrificio questa settimana e la prossima è finita, cioè è un processo che dura 2 anni. Se lo rappresentiamo poi in ottica sportiva, un atleta di alto livello si allena una vita per magari correre 10 secondi, quindi quel tipo di mentalità lì sicuramente per me è stata portata all'interno del reparto. Chiaro. Come hai vissuto la transizione tu? C'è stato un momento in cui, diciamo, ero euforico per la scelta, spaventato allo stesso tempo. Comunque è una sfida completamente nuova, il mondo civile è impegnativo, sicuramente impegnativo. Più si avvicinava la data del congedo, più mi venivano dubbi. Ti dico la verità. Certo. Che fosse stata la scelta corretta. Poi non si torna indietro, insomma. Esatto, non si torna indietro, non c'è possibilità, anche perché a 34 anni non è che poi riprovi. Vabbè, lascia un posto fisso, dove è previsto un incremento sia di grado che di retribuzione, sì, inversamente proporzionale. Esatto. Nel senso che, paradossalmente in forza armata meno produce poi con l'età e più, sì, ti pagano. Pagano l'esperienza. Dai. Per andare incontro all'ignoto, insomma, la partita IVA, non so. Sì, 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 partita IVA, lavoratore autonomo, dove la sicurezza del 23 del mese non esiste più. Però questa sorta di paura, se vogliamo chiamarla così, è pure stato un plus per impegnarmi in quello che andavo a fare. Perché ti ha stimolato? Esatto, sì. Sì, sì, assolutamente sì. L'hai affrontato come un nuovo obiettivo tuo personale, come una sfida proprio? Sì, una sfida, e non ho avuto un periodo in cui ho detto ah dai, adesso mi godo un periodo di relax, sai, il classico anno sabbatico, cioè non era proprio
Come me, in pratica. Come dire, è stato un passaggio graduale dall'euforia di aver fatto una scelta. Quindi mi congedo, sono euforico perché so che mi aspetta una nuova vita. Poi io ho attraversato la fase, cazzo, mi sto congedando veramente, e mo? Adesso che faccio? Okay. Poi è rimasta l'accettazione, no? Nei 7 passaggi di alcuni. Esatto, sì. Poi l'accettazione delle dipendenze. È stato un ok, l'ho fatto, non si torna indietro. Qual è il prossimo obiettivo? È far riuscire quello che avevo in mente quando ho preso la decisione. Perché magari agli occhi di qualcuno che non mi conosce o mi conosce superficialmente può sembrare una scelta istintiva, una scelta poco ponderata. In realtà è l'esatto opposto. Le scelte sono sempre un po' personali, no? Nel senso, poi ognuno ce l'ha sua. Sì, sì, sì. È stato tutto analizzato nel dettaglio. Attualmente mi trovo contento della scelta che ho fatto, ma comunque la nostalgia di aver lasciato quella ambiente, cioè, questo non posso negarlo. Io lo dico sempre abbastanza serenamente, penso sia il lavoro più bello. Assolutamente sì. Che però va vissuto, cioè, in quel momento lì della tua vita, no? Tra i 20 e i 30 anni. L'ultima mia fase a reggimento è stata questa, cioè io amavo quel tipo di lavoro là, ma non ricevevo più un determinato tipo di appagamento nel farlo. È chiaro, un po' secondo me è dipeso anche dal fatto che è cambiato il periodo storico. Sì, molto, molto è dipeso da quel fatto. Io lo dico in prima persona, chiuso l'Afghanistan, poi soprattutto chi lo aveva vissuto si è trovato un po' a fronteggiare il fatto che sono cambiati proprio i contesti internazionali, ma anche di necessità dello Stato verso assetti meno cinetici. Esattamente. Mettiamolo così. Tanti si sono trovati un po' spaesati, un po' anche insoddisfatti, insomma. Sì. Ascolta, ma hai avuto proprio degli ostacoli? C'è stato proprio qualcosa che tu dici, oh, porca miseria, questo non me l'aspettavo, mi sono trovato male, i civili mi schifano, non lo so, qualcosa. Sì, e ti dico, c'è un aspetto che attualmente ancora non digerisco, ma so che purtroppo è così. Il mondo civile non conosce assolutamente il mondo delle forze speciali, ma non inteso come la pubblicità in televisione o il fatto che esistano. Non concepisce minimamente quello che si vive all'interno di un reparto del genere. E trovarsi circondato prima da camerati che condividono con te determinate esperienze, determinati modi di pensare e di vivere, e successivamente trovarsi immerso completamente a 360 gradi nel mondo civile, dove nessuno, se non i familiari stretti, sanno che cosa c'è stato prima, per me è uno scoglio molto difficile da superare, perché non riesco, ma in parte neanche voglio spiegare quello che c'è stato prima, ma mi accorgo che c'è veramente tanta tanta ignoranza, in senso buono, ignoranza in materia. Sì, no, beh, c'è tutta una zona di non conoscenza, soprattutto secondo me dal punto di vista magari di Stefano Mozilla, atleta, nel senso che tu eri un atleta particolare, come glielo spieghi loro? Capito? Allora, per orecchie che non vogliono ascoltare è impossibile, ti trovi di fronte a dei muri che sono veramente insormontabili. In America c'è un mercato dedicato a questo, c'è proprio un grosso segmento di mercato relativo proprio all'applicazione degli standard delle forze speciali agli atleti. Cioè, sarebbe veramente un discorso ad ampio spettro, cioè andrebbe integrato quello che è la mentalità con quella che è la preparazione fisica, e non è detto che tutto quello che viene dal mondo militare sia oro, assolutamente. No, è necessaria la contestualizzazione. Esatto, va contestualizzato. Esatto, però loro cosa dicono? Tu come soldato eri un elemento atletico obbligato a performare ad altissimi livelli, mantenendo la tua preparazione continua nel tempo, come neanche un atleta professionista sì. può fare. Tra l'altro, il tuo fallimento non sarebbe corrisposto ad una sconfitta sportiva, ma probabilmente a delle morti. Quindi applicare quello stile di vita lì ad un atleta qualunque, o anche solo la motivazione che può avere un operatore di forze speciali, per vivere in quel contesto lì, per tutto quel tempo lì, tu per 10 anni praticamente sei stato un giocatore di serie A, ma sì. non a stagione, in maniera continuativa. Esatto. E tra l'altro senza neanche previso di quando erano le partite, perché tu non sapevi quando dovevi giocare. Ti poteva capitare nel cuore della notte di martedì, poi andava avanti mercoledì, giovedì, venerdì a giocare a calcio. È inconcepibile per un civile. Sì. Mentre gli americani hanno detto, ma questa roba è buona, vendiamola, e chi è riuscito a metterla in piedi ha fatto anche un discreto business, che ovviamente dall'altra parte ci vogliono orecchie per intendere, insomma. Quello sicuramente. Io spero che arriveremo al punto di comprendere anche qui questa sinergia che può esserci tra il mondo militare delle forze speciali e quello del mondo civile e il mondo atletico. Magari ci vorrà qualche annetto. Secondo me sì. Ascolta, tu attualmente come funziona? Cioè, cos'hai? Uno studio? Fai programmi online? Gli OnlyFans, com'è che mangi? OnlyFans andrei fallito. I piedi, no? Puoi far vedere i piedi.
Allora, attualmente insieme alla mia compagna, che lei è nutrizionista sportiva, si occupa di tutta la parte di nutrizione, abbiamo messo su uno studio. Ok. Io sono andato via da Livorno, sono tornato in Valle Peligna, Abruzzo, okay. E abbiamo messo su uno studio dove lavoriamo insieme per quello che riguarda la parte di nutrizione e preparazione atletica, sia su atleti, sì, sia su persone che invece, diciamo, sono un po' estranee al mondo sportivo e ci si stanno avvicinando. Abbiamo intenzione nell'immediato futuro di prendere uno spazio da dedicare, oltre che alla formazione di queste persone, alle analisi, anche proprio all'esercizio fisico, quindi una palestra dove esercitare. Attualmente i miei atleti riesco a seguirli sia online che in presenza, per quanto riguarda sia la parte di endurance che la parte di condizionamento della forza. Sto facendo esperienze con alcuni semiprofessionisti. Posso dirlo che sei mio preparatore? Possiamo dirlo? Sì, posso dirlo. Diciamo. Sì, si può dire, sei mio preparatore. Anche gli atleti hanno dei preparatori, ancora più atleti di loro. Ma anche i preparatori hanno i loro preparatori. E tu hai un preparatore? Io ho avuto un preparatore per diversi anni, sì. Perché qualcuno che ti guarda da fuori sa dove colpirti, mentre tu che ti autoanalizzi tenderai sempre e comunque a fare le cose che ti fanno, diciamo, stare nella tua zona di comfort o leggermente fuori. Certo. Oppure sei poco critico perché trovi sempre delle, esatto, soluzioni, no? Scusa, sempre, sì, lì. Dici, vabbè, tanto l'allenamento me lo aggiusto io, se oggi non mi va recupero domani. No, non è così. Anche il preparatore ha bisogno di un preparatore, specialmente se ci sono eventi importanti nel corso della stagione. Altrimenti, diciamo, quando ho dei periodi di transizione dove non preparo cose particolari, mi alleno in autonomia. Gareggi ancora? Competi? Sì, sempre su lunghe distanze. Ho ridotto, ho ridimensionato, per esempio il prossimo mese affronterò una gara in bici di solo 300 km, mentre 2 anni fa avevo fatto la stessa gara, ma la versione da adulto, da 770 km. Com'è stato? Quanto dura? Diciamo che siamo intorno alle 40, 35-40 ore. Ma ti sei fermato? Quanto ci si ferma? Ci si ferma meno possibile, sicuramente. Prevedevo delle soste ogni 8 ore, se non mi sbaglio, delle soste di 5 minuti. E cosa facevi in quei 5 minuti? In quei 5 minuti avevo un team che mi seguiva con l'ammiraglia, 2 camerati che mi hanno seguito. Loro, durante le pause previste... Mettevi ghiaccio, che facevi? Cibo, più possibile. Cibo. Mangiare. Ma c'avevi la fame? Perché a me non mi viene la fame quando mi alleno, ma neanche dopo 6 ore, 7 ore, niente, non ho fame. Devi forzarti. Non riesco, devo solo bere. Ma una strategia è mettere carboidrati nella borraccia. Però ti dico, io sono arrivato in questa gara qui a mangiare pizza mentre pedalavo, me la passavano dal finestrino della macchina. Mangiavo pizza, mangiavo gelati. La mia tesi di laurea è fatta su questo, sull'alimentazione dell'ultra cycling. Purtroppo a un certo punto saltano tutte le strategie convenzionali di integrazione prevista dalle linee guida, perché certo, c'è il rifiuto, c'è proprio il rifiuto dell'integrazione, il rifiuto delle maltodestrine, vuoi cibo. Certo, il corpo va in protezione, vuole spegnersi. L'unica cosa di cui non mi sono mai stancato durante le mie gare è stata la Coca-Cola, il carburante del ciclista. Ah, sì? Sì, potevo bere decine di litri di Coca-Cola durante una gara. Mi chiedevo com'è fare 40 ore continuative, perché io faccio altre cose, però mai con un ritmo continuo, no? Perché anche se arrampichi o fai, insomma, ti fermi, guardi il telefono. La peculiarità dell'ultra cycling è proprio quella, e tutti gli atleti cercano di mantenere un passo moderato, tendente a lento, ma costante, meno pause possibile. Sono gare dove non si dorme, cioè è considerata ancora una gara veloce. Ci sono gare da 4.000 km dove si sviluppano ovviamente sull'arco di settimane, sono previste delle tappe proprio dedicate, sì, al recupero, mentre in gare tra virgolette veloci come queste, sotto le 48 ore non si dorme. Sugli ultra trail, tipo quello del Mont Blanc, mi sai, una settimana per farlo, no? Sì, sì, sì. Ascolta, ma biologicamente il muro dove l'hai trovato? Dopo quanto tempo avevi finito tutto? Al primo ciclo del sonno. Anche a me, al primo ciclo del sonno che salto, poi se lo supero, cioè se passo l'arco notturno, riparte il giorno, torna tutto a posto. Ho sperimentato la stessa cosa. Per quanto le prime fasi notturne siano adrenaliniche, perché comunque c'è il night shift che c'è il suo perché, specialmente se ti trovi, sì, in, sì, altura, boschi, cose del genere, l'adrenalina fa la sua parte. Poi c'è la fase di down dovuta proprio alla privazione del sonno, è là che entra in gioco il fattore mentalità, perché le prime cose che verranno alla mente sono: ma chi me lo fa fare? Ma se faccio 10 minuti di sonno non succede niente. Eh sì, certo, fatti fermare poi. Non riparti più. Momenti in cui alla mente mi rivenivano: ma chi te lo fa? La risposta è stata sempre io. Ho deciso io, cioè
ho pagato pure un'iscrizione per farlo, cioè devo essere felice di quello che sto facendo, l'ho scelto. Poi i momenti bui passano, però sicuramente vanno messi in conto delle crisi sia motivazionali che fisiche, poi la crisi di fame piuttosto che di freddo. Ascoltami Stefano, ma il tuo cliente tipo com'è? È un aspirante atleta, un aspirante militare? Quando collaboro con atleti che appartengono al mondo militare abbiamo un tipo di rapporto diverso, non tanto tecnico o per come viene allenato l'atleta, ma un rapporto diciamo interpersonale è un po' diverso, quindi ci sentiamo un po' più tra virgolette amici già da subito, e mi piace molto lavorare con questo tipo di persone. Sì. Dal lato prettamente atletico, persone, ragazzi specialmente in giovane età che hanno un desiderio, hanno un obiettivo sportivo molto sfidante, sono i miei clienti migliori, sono più stimolanti, hanno delle caratteristiche fisiche che reagiscono immediatamente agli stimoli somministrati, essendo in età dello sviluppo veramente vedi persone che cambiano nel giro di un mese, cosa che alla nostra età quello che hai messo in cantina c'è, cioè, poi ovviamente è tutto perfettibile, però è diversa pure la biologia. Un po' di noi stanno aiutando a superare le selezioni, c'è qualcuno da te che cerca il sacro graal per superare le selezioni? Sì. In ottica molto mi affido a te perché so che l'hai fatto. Cioè so che sai di che cosa stai parlando. Non mi è capitato qualcuno che si affidasse a me chiedendomi, sai, magari il favore piuttosto che cose prettamente militari. Chi si è affidato a me per le selezioni l'ha fatto solamente per la preparazione fisica. Chiaro. Ascolta Ste, ma ti stai trovando bene fuori in generale? Questa scelta tu torneresti indietro, la rifaresti o la faresti in maniera differente? C'è chi lo fa però rimane dentro, sai come funziona, no? Quello, io però collaboro fuori, però rimane in servizio. No, diciamo che io sono abbastanza estremista su quasi tutti gli aspetti della mia vita. Io non mi è piaciuto, quindi non l'ho fatto stare con due piedi in una scarpa, diciamo, no? Sicuramente sì, lo rifarei, è una scelta che rifarei. La nostalgia più che altro che provo è dovuta al fatto di non avere più i camerati. Le persone. Sì. La rete amicale ti è venuta, ma anche a me, cioè nel senso a me manca, io lo dico sempre, poi me lo chiedono sempre, ma non ti manca? Io mi vedono fuori, no? Che magari faccio altro. Il lavoro no, perché era il lavoro, insomma riesco a fare anche buona parte di quello che facevo prima, faccio quello, però mi manca le persone, quello sì. Sì, questo assolutamente sì. Io poi non ho più amici civili, quindi sono fregato, c'ho solo la famiglia. Guarda, io ti dico, amicizie sì, perché comunque sono tornato nel mio paese d'origine, quindi bene o male conosco tutti, ci conosciamo, non ho problemi, tante amicizie. Il problema è che quell'amicizia che si provava lì dentro è diversa dall'amicizia che c'è nel mondo civile. È diversa. Ti dico, io ci penso ogni giorno, non te lo nego, non me ne vergogno, ma provo a volte veramente il dolore fisico dell'aver abbandonato quel tipo di persone. Però vedo anche poi tutto, diciamo, il risvolto positivo a livello familiare. C'è anche quello. Pesa molto di più quello sulla bilancia. Se mi chiedi se lo rifarei, ti dico di sì. Ascolta Stefano, se c'è qualcuno che vuole avvicinarsi al mondo del condizionamento della forza o degli allenamenti endurance, sa che insomma c'è la possibilità che tu metta a disposizione le tue competenze. Sì, siamo qui, sono qui se c'è bisogno. Mi ha fatto piacere, e dentro ci sono tantissimi atleti, solo che normalmente cosa fanno? Non ne fanno un mestiere, cioè normalmente l'atleta rimane dentro e continua a fare l'atleta nel tempo libero, però continua a fare l'operatore. Immagino tu sia uno dei pochissimi che poi ha fatto proprio degli studi specifici su questa roba qua. Credo di sì. Insomma, di studi che hai fatto tu, immagino che il reggimento, io sappia, non c'è nessuno che sia andato così avanti mettendo tasselli, rispetto magari alla semplice laurea in scienze motorie che da noi ce n'è un bel po'. Sì. Io dico, poi per approfondire purtroppo non basta l'università, nel senso io ho partecipato a diversi corsi indetti dalla FIPE, dalla FPL, dall'ASI, cioè sono dei mondi all'interno dei mondi. Certo. E il voler soprattutto perseguire la strada dell'atleta ibrido presuppone conoscenze in tutti i settori, ci vuole tempo per formarsi in tutti i settori ad un determinato livello, quindi sicuramente una formazione che andrà avanti anche nel corso degli anni, perché le evoluzioni sono ormai all'ordine del giorno per quanto riguarda gli allenamenti, le tecnologie per gli allenamenti, è veramente un mondo da scoprire. Allora, intanto ti ringrazio per il tempo che hai dedicato. Grazie a te, Rupi. Io sono sicuro che qualcuno che ascolterà questo episodio poi troverà magari nella tua figura uno spunto per avere insomma nuove indicazioni, qualcuno magari ti segue o magari segue anche solo le tue pagine social per vedere un po' insomma come funziona, poi magari decide se è il caso anche di passare alla fase preparazione, insomma. Io sono aperto, rispondo sempre a tutti. Per adesso, poi dopo diventi famoso e fai come
faccio io, li blocco tutti. Non ce l'ho neanche i social. Ti ringrazio, poi condividiamo tutti i tuoi contatti, così che insomma le persone ti possano trovare. Sì, volentieri, molto volentieri. Vai, grazie mille Stefano, una buona serata. Grazie a te Luca, ciao. Ciao, ciao, presto. Non Dalet Podcast, da veterani per patrioti.